praticamente l'intero studio non è mai stato completato e usato nell'esame autorizzativo da BBTSE, per questo motivo si è pensato di non doverlo rendere pubblico. Il fatto è quello che i pezzi che sono stati utilizzati nella fase autorizzativa sono stati pubblicati. Ci sono state due piccole presentazioni nel passato da parte del professor Lerche e nelle ultime settimane ci sono state delle critiche di pubblicare l'intero studio. Abbiamo colto questo desiderio e tutti i dati sono online sul nostro sito. Lo studio è uno a nostro favore perché dice chiaramente che col tunnel del Brennero il rumore si diminuirà nelle nostre valli e poi servono ancora delle politiche di trasporti giuste per trasferire anche il traffico merci da strada nel tunnel che passa in Alto Adige in modo sotterraneo.